Chi è? Attila! Chi? Attila! Ah, come atrocità doppia T, come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lago di sangue e A come abatantuomo. E tu cos'sei? Pepe Reina. Benvenuti al Pepe Reina Stadium dal vostro Furie da Giorgio. Permettetemi in questa occasione di ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Grazie dal profondo del cuore, grazie. Vabbè, ma Gabriele? Giorgio, questa me la paghi. Avrà avuto un contrattempo, ma che ne so io. Dai, presenta l'avversario. Presenta il nostro ospite. È il milanese milanista più milanese milanista che lo stivale conosca. Riuscirà Pepe Reina a vincere anche questa volta? Lo scopriremo tra pochissimo. Cioè più o meno tra quanto? Ma guarda, il tempo di un antipasto, di un primo dolcetto. Questo è polverizza pepe. Mazzina pepe, no? Mazzina. Sì. E io ti ho portato anche un regalo. Cos'è? Farontinebbia. Farontinebbia. Cioè, perché tirano le voci che a Milano c'è. Intanto com'è la situazione a bordo campo, Giorgio? Giorgio, se tu sei qua, come chi è che va? Vista l'assenza immotivata di Gabriele, mi sono preoccupato di portare una mia collaboratrice. Jessica, a te la linea. Cosa vuoi sapere? Tutto a posto? Benissimo, sono qua. Adesso voglio solo capire come fa lui a versarmi il vino a me. Ti mostro subito, Diego, benvenuto. Devo annunciare io. Assolutamente. Tu sei a casa e iniziamo anche con il primo piatto. Allora, alla tua salute. Alla tua, Diego, benvenuto. Si preannuncia una grande partita, caro Giorgio, Già da queste prime schermaglie iniziali. Se voi avete visto l'atleta che è in me, detto, vuoi che questo qua mangi anche la pasta e beve il vino? Io, quando ero bambino, abitavo in una casa e sopra di me abitava Gianni Rivera. Sai chi era Gianni Rivera? Mi è caduto su Gianni Rivera, pallone d'oro. Gianni Rivera era il più grande giocatore europeo in quel momento lì. Comunque io ero a casa mia. A mio nonno gli è caduto il portafoglio. Allora si è aperto, io l'ho raccolto e ho visto che c'era una foto di Rivera e una foto di Padre Pio. Dico, nonno, ma chi sono questi due? Dice, uno è un uomo che fa miracoli. E l'altro è un popolare frate pugliese che questo era. Per farti capire, e Rivera abitava quanto, due piani sopra di me. Un calcio lo giochi anche. Quando ero ragazzo mi diceva, va in porta, va in porta. Io dopo avevo paura che mi andavano in porta perché non ero capace. Quando abbiamo fatto Mediterraneo, ero portiere, ma portiere obbligato. In genere in porta non giocavo, ero troppo forte fuori. Io ti propongo una sfida. Hai mai giocato alle palline? Sono stato per due anni campione europeo io. Io con una biglia di vetro colpivo un cervo a 50 metri. E di cervi al giambellino. Io ho due sciarpe qua. Ma se non sono di lana. Una del Napoli e una del Milan. Scusa, ma quella del Milan è quella che sa le sette Coppe dei Campioni? L'ultima quando è che l'avete vinto? Beh, molto dopo di quella che non avete mai vinto voi. Chi perde mette si deve mettere. Bravo, si mette. Ah, ma io guarda, pensa come ero arrivato già per portarmi avanti. Attenzione! È la classica sfida che parte in sordina e ci si avvelenano. No, tre qua. Gol. Rigore decisivo, caro Diego, non avere il pallone. Allora, adesso questo qua te lo piazzo all'incontro. Schio dell'arbitro. Clamoroso! Clamoroso, e Pepe porta a casa la prova. Ho ecceduto nella voglia di stupire, ho perso. Guarda che qua abbiamo anche premi di consolazione per quelli che non vincono, capito? Anche se hai vinto uno vero, miglior portiere in espresso d'Italia. Esatto, che non l'ho neanche parato, ma va benissimo. Pesante, uguale. Occhio. È un premio, eh? Posso dirti una cosa, che da dietro mi assomiglia molto. Davanti siamo un po' risicati, insomma, voglio dire. Non dimenticare, Diego. Devo mettere la sciarpa del Napoli. Io ti voglio bene, no. A me fa piacere. Potrei solo suggerire di farle un po' più lunghe, perché insomma, sembra un foulard più che una sciarpa. Comunque lo metto volentieri. Bello. Devo dire che ero già sotto. Sono belli quei colori, vedi? Ma a me piace. Vedi? Ma io c'ho un bel giallino, c'ho dentro il castello nell'uovo. E su Diego che indossa la sciarpa del Napoli, l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Caro Giorgio, una delle partite più belle di questo campionato di napoletanità. Sono davvero d'accordo con te, Pepe sta dando veramente tutto perché l'avversario è proprio ostico. Ostrico! Ostrico! Si dice ostrico!